È stato il fenomeno naturale che più ha fatto parlare la scorsa estate. Stiamo parlando della Limantria dispar, il parassita che durante la bella stagione ha portato alla completa defoliazione di molti arbusti, togliendo il verde a tante aree boschive dell'Elba e che in seguito, una volta trasformatesi in farfalle, ha invaso i paesi dell'isola creando disagi a ristoratori ma anche privati. A poco meno di un mese dall'inizio della primavera e quindi dalla schiusa delle uova di Limantria, il parco, con l'aiuto dell'esperto entomologo Leonardo Forbicioni, ha deciso di fare chiarezza sull'argomento con due incontri dedicati. Si tratta di un problema reale o di un falso allarme? Ma se torniamo indietro nel tempo e se andiamo a guardare le cronache degli anni scorsi, anche risalenti a 20-30 anni fa, sicuramente troveremo che ciclicamente ci sono queste esplosioni demografiche. Perché in natura si creano proprio dei picchi di densità di popolazione perché probabilmente le condizioni meteorologiche o climatiche cambiano in quel momento e quindi favoriscono lo sviluppo di queste specie altamente competitive e quindi un abbassamento del numero e della densità delle popolazioni dei nemici naturali. E quindi si hanno questi picchi, ma questi picchi sempre e comunque sono destinati a riscendere proprio perché, arrivata a una certa densità, la popolazione non è più compatibile con quell'ambiente e perché, diciamo, le sostanze a disposizione intorno e anche gli elementi nutritivi diminuiscono e quindi la popolazione declina. Poi un aumento di popolazione fa anche aumentare la popolazione degli antagonisti che naturalmente tengono poi ad abbassare appunto le popolazioni, in questo caso della Limantria. È un problema per coloro che magari hanno coltivazioni, hanno terreni a produzione agricola, in quel caso può essere, anzi è sicuramente un problema e va trattato, però dal punto di vista forestale non è sicuramente un allarme perché le piante comunque, come vedete, poi tornano a vegetare. Secondo me andrebbero valorizzate quelle che sono le soluzioni meccaniche, cioè circondare magari i tronchi delle piante da proteggere con dei film plastici aderenti, spennellati magari con delle soluzioni oleose o grasse, in modo da bloccare la risalita dei bruchi, oppure localmente, appunto, in piccoli terreni a produzione si può trattare sicuramente anche col Bacillus thuringiensis, ma non spargimenti su vasta area con elicotteri o mezzi aerei. Noi siamo a conoscenza, perché questo è un dato di fatto assolutamente conosciuto dal punto di vista scientifico, che la Limantria ha un ciclo, per cui ci sono dei momenti in cui il picco aumenta tantissimo, defoglia e poi progressivamente decresce. È chiaro che nel momento di massima virulenza dell'azione del defogliante, l'aspetto dei nostri lecci, delle nostre sughere diventa spaventoso, perché sembra inverno, come se avessero perso le foglie. E anche l'impatto, ad esempio, con le strutture ricettive diventa fastidioso perché la gente si lamenta e tutto quanto. Quindi c'è un oggettivo problema al quale però dobbiamo immaginare che la soluzione non può essere di usare il napalm, perché poi ci vanno di mezzo tutti gli altri impollinatori. Quindi l'idea di lanciare il Bacillus thuringiensis, che è l'antagonista che fa star male il bruco, per cui non diventa farfalla, deve essere calibrata anche nei confronti del fatto che questo stesso bacillo può agire su bruchi di altri insetti utili per l'impollinazione dei frutti, dell'uva, e quindi non è così, diciamo, una panacea. Quindi bisogna ragionare del come fare, del dove intervenire, perché uno dei grossi problemi che riguardano soprattutto, non so, per esempio il controllo degli animali che provocano danni o quant'altro, è il fatto di poter avere le informazioni corrette. Quindi, utilizzando persone che hanno queste competenze, cerchiamo di far fare alle persone che vengono con noi domande precise per avere risposte precise, quindi cercare di superare delle convinzioni sbagliate e anche far crescere quello che è un po' il senso di consapevolezza che potremmo avere nei confronti di problemi che spesso l'ambiente ha e in cui bisogna distinguere bene le cause dagli effetti.